Gentili colleghi, vi presentiamo un caso di encefalia in una gravidanza monocoriale biamniotica, in una paziente che si è presentata alla nostra osservazione nel corso della quindicesima settimana di amenorrea. Come sappiamo, le gravidanze monocoriali sono associate a un aumentato rischio di ipertensione, parto pretermine, alterazione della coagulazione, aumentata incidenza di malformazioni doppia per ogni singolo feto, TTTS, selective UGR, eterocariotipie con un feto euploide e l'altro aneuploide. Il caso di encefalia, in particolare, la definizione è una rara forma di difetto del tubo neurale caratterizzato dall'associazione tra una malformazione della giunzione cervico-occipitale e una malformazione del sistema nervoso centrale non compatibile con la vita. Ha un'incidenza di 1 a 1000, 1 a 100.000 nati vivi, con una prevalenza per il sesso femminile di 4 a 1 e un'eziopatogenesi multifattoriale, con la genetica nel 4% dei casi e altre cause supposte. Presentiamo il video. Il primo feto presentava anatomia e biometria regolari per l'epoca. All'osservazione del secondo gemello, in scansione sagittale, quello che si nota è un'anomalia della curvatura del rachide con iperlordosi cervicale, che si poneva in diagnosi differenziale con clip and fail e inencefalia. Ci si focalizza quindi sull'estremo cefalico, dove appare assente la teca cranica e in scansione assiale si osserva un regolare splancno cranio. Sono visibili le orbite e i cristallini, diametro bisorbitario regolare, assenza della teca cranica con la massa cerebrovascolare che ernia nel liquido amniotico. Questo ci dà un caratteristico aspetto a rana in scansione sagittale. Si osserva iperestensione della testa sul torace con un'evidente assenza o fusione delle vertebre del tratto cervicale. Caratteristica anche queste lordosi. Nella ricostruzione tridimensionale si evidenzia la lordosi cervicale, l'iperestensione della testa e l'assenza completa del collo. Questo è un dettaglio dell'avviso. Si è passati quindi a uno studio in transvaginale, dove si osserva che l'anomalia di curvatura del rachide interessa anche il piano coronale, con un importante scoliosi che si accompagna alla lordosi caratteristica. La restante anatomia fetale appariva invece nella norma, sia per quanto riguarda le estremità, sia per quanto riguarda la vescica, lo stomaco e la colecisti, ed anche il cuore, con una normale per l'epoca 4 camere e 3 vasi. Quindi, ricapitolando, i segni cardinali dell'inencefalia sono il difetto dell'osso occipitale, l'assenza totale o parziale delle vertebre cervicotoraciche, una retroflessione importante della testa fetale, l'assenza del collo e altre anomalie associate, tra cui la spina bifida, l'encefalia, l'omfalocele e l'ernia diaframmatica. Il management prevedeva o una condotta di attesa con monitoraggio ecografico sediato, che però espone a un rischio di MEF del gemello affetto con sequele neurologiche nel cogemello nel 30% dei casi, oppure il feticidio selettivo con l'avero campaggio che comunque espone al rischio di sequele neurologiche nel cogemello nel 10% dei casi. Grazie per l'attenzione.